E come avete potuto leggere dalle nostre scritte in sovraimpressione, ci troviamo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, detta dei Cappuccini, qui a San Severo, no? E di questo, del rapporto di Francesco con la Madonna, ne parleremo perché. Quando diciamo Santa Maria degli Angeli per i francescani è diciamo la culla dell'ordine e quindi il grembo di Maria da cui i francescani sono nati. San Francesco diceva che Santa Maria degli Angeli, che la Porziungola è la culla dell'ordine ed è il grembo da cui è nata, da cui è nato l'ordine francescano perché l'ordine francescano è nato dal grembo di Maria. Ma veniamo a noi, veniamo al secondo criterio che ci deve guidare per stabilire se delle apparizioni sono vere o false. Ci lasciamo guidare da Padre Stefano Cecchin, un teologo mariologo, un religioso appartenente all'ordine dei frati minori, che poi è il presidente dell'Osservatorio sulle apparizioni mariane e i fenomeni mistici nel mondo, che è un organismo che vuole aiutare le commissioni diocesane a saper discernere appunto quando devono stabilire se un'apparizione è vera oppure falsa. Ieri abbiamo visto il primo criterio, che è quello biblico. Oggi vediamo il secondo criterio, che è la valutazione che riguarda chi riceve i messaggi, cioè i veggenti. Ieri abbiamo detto che una presunta apparizione mariana non può essere mai in contrasto con la parola di Dio. Oggi vediamo quali sono i criteri che devono aiutare chi è preposto a decidere, ad aiutare il vescovo, quindi nel discernere se un'apparizione mariana è vera o falsa. Oggi invece dobbiamo vedere la figura dei presunti veggenti e leggiamo quello che scrive Padre Stefano Cecchin. La figura del veggente deve essere di grande umiltà. Ve lo ripeto. La figura del veggente deve essere di grande umiltà. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, recita il Magnificat. Nella storia delle apparizioni e dei fenomeni mistici, le persone che hanno ricevuto questi doni non si sono mai messe contro la Chiesa. La Madonna non viene a chiacchierare o a parlare contro il Papa e il Vescovo, ma viene per guidarmi a seguire Gesù. Fate quello che dirà, chiede alle nozze di Cana. Parole che meritano una riflessione e un commento e che domani riprendiamo. Ciao, sempre domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.